Ben approdati nuovamente sul mio canale! Oggi vi propongo un video che in realtà era già da un po' che volevo fare quando ho visto nuovamente, e mi domando il perché, comparire nei negozi di Kiko la Kiko Green Me. Ma di nuovo? Ma sarà la terza volta? Ma è tipo l'araba fenice sta collezione? Ho deciso di dirvi la mia. Dunque, Kiko Green Me, pardon, Kiko New Green Me. New Green Me perché mi sembra hanno aggiunto uno, due, tre prodotti, sicuro una palettina nuova, che quasi quasi mi aveva un pochino intrigato, però poi l'ho vista dal vivo e mi sono detta. E l'ho lasciata lì. Allora, io ho diversi prodotti di questa collezione, ho entrambe le palette da 9 cialde, la terra, il blush e ho preso nell'ultima uscita il mascara e ho qualcosa da dire su ognuno di questi prodotti. Dunque, innanzitutto questo è stato il primo tentativo di Kiko di creare una collezione che fosse naturale, con i pack riciclabili, attenta all'ambiente, eccetera, eccetera. E infatti l'aspetto va proprio a suggerire quest'idea, diciamo. Devo dire che la prima uscita ebbe un discreto successo. Non era male alla fine come collezione e sicuramente molto, molto, molto meglio della Conscious, che io ho skippato a pie pari. Perché sinceramente, non so se avete visto le recensioni, ma già io me ne ero accorta a un primo sguardo che tutto fumo e niente arrosto. Tra l'altro i pack dei prodotti per il viso e delle palettine che ricordavano un attimino quelli di Neve Makeup. Ce li presenta la Cipria? Proprio quelli. Ma comunque, Kiko decide per la terza volta, siccome che non c'è due senza tre, di far uscire questa collezione. A questo punto io, che ho avuto il tempo, avendole prese nella prima uscita, di provare a lungo i prodotti, ho deciso di farvi una mia recensione. Perché se da un certo punto di vista è una collezione che non mi entusiasma e io non ricomprerei tutto quello che ho preso, e poi vi dirò cosa secondo me vale un po' più la pena, comunque ha dei suoi pregi. Senza dubbio le palette hanno un pack enormemente compatto, molto comodo da portare in borsetta, da portare in una pochette per un make up Fast and Furious, per darsi un attimo una sistemata al volo se sei uscite come scappate di casa o se vi sei sciogli il trucco. Insomma, possono essere delle palette comode proprio on the go. Questa è quella dei toni freddi, il numero è 101 Cool Spice. Dunque, che cos'ha questa palette? Allora, in generale entrambe, vi faccio vedere anche l'altra, che è, no, questa è la terra. C'hanno tutti lo stesso pack, capito? Si confondono. Allora, questa è l'altra, con i toni un pochino più caldi. Insieme fanno anche un bel range di colori, andiamo ad acchiappare un po' tutti i gusti, un po' tutti gli incarnati, più o meno. Diciamo che la cosa fondamentale è che gli ombretti sono tutti un po' secchi, perfino gli shimmer lo sono, e a parte qualche rara eccezione, gli shimmer non so niente di che, li potremmo chiamare più che altro dei satinati. Diciamo che giusto in questa di palette c'è questo qui e questo qui, che sono questi due, che ti danno un leggero brivido, ma pure chiamarlo brivido è una parola grossa, vedete? Ecco, quello che dà più brivido è sicuramente questo qua, che è poi quello che ho utilizzato io nel look che ho fatto oggi. Perché come vedete, alla fine, bene o male, un look ce lo tiri fuori, diciamo. I matte
Senza infamia e senza lode non hanno sto grandissimo payoff, devo dire, non sono estremamente pigmentati, restano tutti un po' blandini, un po' come se potevano dare di più, ma gli scuri fate attenzione perché fanno macchia, non so se si nota, quindi bisogna andarci pianino pianino, poco poco alla volta finché non lo intensificate in una tonalità che non arriva mai a quello della cialda, ma comunque qualcosa ci si può tirare fuori alla fine. E secondo me quella dei toni caldi è la migliore fra le due. Perché mo vi dico quella con i toni freddi. Quella con i toni freddi ha ben due scuri. Quindi abbiamo due ombretti che fanno macchia. Eccoli qua. Molto bene. C'è questo qui luminoso al centro che, boh, io non l'ho capito moltissimo. Ma forse sembra più una sorta di top coat. Io l'ho messo qua, diciamo. È luminoso, ma un luminoso leggermente spento, non so come dirvelo. Questo purtroppo è di quelli che hanno un po' quella perla che dovrebbe rompersi per far uscire fuori il power, ma non ce la fa, non ce la fa tantissimo e resta un po' granulosino, vedete? Comunque, anche questo il suo lo fa, l'ho messo nell'angolo interno dell'occhio, ma sempre tutto molto sottotono. Poi i matte, vabbè, c'è questa transizione che è molto bella però, che è quella che ho usato e mi è piaciuta. Eccolo qua, veramente una bella tonalità e questa probabilmente è la più morbida di tutti, di tutte e due le palette proprio nell'insieme. L'unico shimmer che ma magari ci dà un pochino più di brivido è questo oro. Questo oro non sembra affatto male. Mi sa che io forse nel primo look che ho fatto con questa palette ho usato proprio questo oro. Comunque, come vedete, proprio palettine blande, tranquille, per look proprio di quelli sciue sciue al volo, pregio enorme che sono compatte e non fanno veramente schifo, insomma. Alla fine qualcosina ce la tirate fuori, anch'io, insomma, un look decente me lo so portato a casa e non è l'unico che ci potete fare. Costano 12,90 euro e insomma, tra queste e quelle della Conscious, molto meglio queste. E vi consiglio la 02 Festi Saffron, che sarebbe quella calda, molto molto meglio della fredda, anche se l'oro non è male. Poi, passando sempre agli occhi, il mascara. Col mascara, gente, sono rimasta quasi scioccata. Non per la performance, perché ecco, lo vedete qua, non è che sia sta cosa altamente trascendentale, assolutamente no. Diciamo che l'unica funzione che ha questo mascara è incurvare le ciglia. Discretamente. Non che sia proprio il top dei mascara incurvanti. Questo è il pack molto bello perché comunque a me il pack da collezione, devo dire, piace. È un mascara con lo scovolino in setole, però quando lo tirate fuori non scarica benissimo il prodotto e rimangono un po' di grumetti in punta. Questo è lo scovolino, io l'ho usato qui dalla parte concava per incurvare le ciglia, da quest'altro lato in teoria doveva dar volume, cosa che non ha assolutamente fatto. In più per il fatto che non scarica benissimissimo il prodotto, un po' le ciglia le appiccica e io ci ho lavorato, lavorato, lavorato per riuscire a separarle un po' tutte, perché mi si erano fatti qua dei mucchietti che... Se dai volume e comunque c'è una certa consistenza che le ciglia hanno preso grazie al mascara, ok. Ma se già così a me le ciglia danno poi hanno proprio un aspetto rarefatto, io poi ho già delle ciglia sfigate e ci stanno sti mucchietti e pare che praticamente c'è tre ciglia in croce come le bambole. E quindi non è proprio sto top. E insomma, di solito chi con sui mascara
va forte, insomma, è uno dei suoi punti forti e sono sicuramente mascara, così come non sono gli ombretti in polvere. Gli ombretti in crema, gli ombretti stick, ottimi, io li adoro. Tra gli ombretti in polvere, soprattutto le palette NCS, Kiko, non lo so come mai. Ogni tanto tira fuori qualche chicca di quelle inarrivabili durante le collezioni, come quello della collezione natalizia di 2 anni fa, che è stupendo. E gli Eye Impact, che vi ho fatto vedere più volte nei top di Kiko, e sono degli ombretti spettacolari. Il resto? Comunque, questo mascara, che dovrebbe essere vegan, green me, vegan, naturale, pipipi, papapà, disgraziatamente ho beccato, e può succedere mentre mettete il mascara, no, che vi ficcate lo scoglio nell'occhio, o comunque che magari andate a toccare la mucosa della rima interna o inferiore o superiore. Ho toccato leggermente la rima interna superiore e, a parte il fastidio da impatto che avete all'improvviso, vi fermate un attimo così e passa. Vi può scendere al massimo una lacrimuccia? No, ma ha cominciato a bruciare l'occhio come l'inferno. Sembrava che mi ci fossi spruzzata il profumo dentro, ma proprio a mo' di collirio, capito? Una cosa pazzesca, un calore, un bruciore pazzesco. Io non so che formulazione c'ha sto mascara, ma io mi sono ficcata lo scoglio nell'occhio in 42 anni, ma quante volte? Non mi è mai capitato. E questo è aperto nuovo, eh? C'è ancora scatola qua. Perché? Quindi fate attenzione alle vostre mucose, modalità sminatore quando applicate questo mascara, perché se disgraziatamente un infinitesimo di prodotto vi finisce nell'occhio, aprete cielo, spalancate terra. Tant'è che, meno male che non avevo ancora fatto la base, perché qua sotto c'avevo la sacra sindone. Sono riuscita poi a recuperare il make-up, no, l'occhio non è più rosso per fortuna, ma... Quindi attenzione col mascara, nel dubbio ve lo sconsiglio. Ora andiamoci a dare un minimo di soddisfazione, perché un prodotto che veramente mi è piaciuto ci sta. E Kiko di solito con le terre e i bronzer, a parte il fatto che a volte li fa un po' troppo caldi, diciamo che non è male, cioè perlomeno a me piacciono. Poi ultimamente ha capito che in cromia ci sono anche le terre fredde e ci sta donando delle gioie che non mi sarei veramente mai aspettata nella vita. Come in questo caso. Poi questo è un bel neutro, che non c'ha quel sottotono arancione che di solito ci stanno nelle polveri di Kiko, e non è per niente male, gente, non è per niente male. Ha una bella texture, si sfuma benissimo e dà veramente un bel effetto in viso. Questo è un neutro caldo, sul mio incarnato va benissimo. Tra l'altro io non ho fondotinta oggi, ho messo soltanto il correttore per coprire l'occhiaiame da panda, e l'ho usato anche per fare contour qua sulla fronte. Vedete come si è fuso bene. Questo è un prodotto da prendere, per esempio, della Kiko Green Me, perché merita, così come anche il blush, che non è grandemente pigmentato, un po' sulla falsa riga di Orgasm, per carità, Nars, perdonami per il paragone, ma per rendere insomma l'idea, è un blush luminoso che può sembrare quasi un illuminato, vedete un po' perché dico Orgasm, però non ha una base molto pigmentata, però dà tutta questa luminosità, tutta questa luce. E se lo sfumate bene anche verso l'alto, vedete, vi fa anche effetto illuminante e un bel lift allo zigomo, senza bisogno di aggiungere l'illuminante in più. Anche perché l'unico illuminante che c'è nella collezione a me mi sembra un attimino scuro. Magari mettene due, uno chiaro e uno scuro. E quindi io non l'ho mai acquistato proprio per quel motivo. Quindi questi due sono prodotti che vi consiglio caldamente. Per mascara fateci attenzione, dipende da quanto siete temerarie e da quanto ci avete la mano ferma. Le palette senza infamia e senza lode, se cercate delle palettine veloci, semplici,
non strabilianti, che veramente mandate a schiaffare due colori sull'occhio e comunque qualcosa esce per essere in ordine, da portare con voi, piatele, aspettate magari i saldi, perché se le potete pagare di meno di 12,90 euro ancora meglio, perché il pack è molto molto solido, quindi le potete portare in giro senza problemi ed è veramente piccolo. Andiamo all'ultimo prodotto, che è quello che porto sulle labbra, ed è un altro prodotto che vi consiglio moltissimo, perché questi rossetti sono veramente belli. È un matte che sembra si fissa veramente tanto bene, vedete? Non trasferisce, o comunque in maniera proprio impercettibile, nonostante sia un lipstick. E il colore, questo è penso il più bello dei 6, mi sembra, so 103, vabbè 103 punto, non c'ha nome, 103 senza nome, Green Me Lipstick. E questi sono veramente buoni, hanno un film sottilissimo e non seccano le labbra, non secca, è uno solo, questo rosso mattone adoro, un po' chili, favola, uno dei rossetti che amo di più, quindi anche i rossetti meritano, lodevole insomma il packing in cartone che è ecologico e biodegradabile. Quindi, tirando le somme, questa collezione Kiko Green Me, che tra l'altro mo è finita pure in permanente, addirittura, e la prima volta che l'hanno messa in permanente avevano pure torto i lipstick, e meno male che l'hanno rimessi, anche perché era uno dei pochi prodotti che veramente valeva la pena di acquistare. Che ne penso? Ma, ni, senza infamia e senza lode, potevamo farne a meno, volendo sì. Però alla fine molto bello il fatto che Kiko con questa collezione abbia anche lanciato un messaggio per quanto riguarda l'ecosostenibilità. E questa è una cosa che tutto sommato ci piace. Quindi se volete premiare questa iniziativa, vi consiglio di acquistare uno di questi tre prodotti, che sono quelli che io fino ad oggi ho ritenuto più validi. Le palette, giusto se state disperate. Tipo, non c'ho una paletta da portarmi dietro, più questa della Kiko Green Me in saldo, mi raccomando. Detto questo, il mio video si conclude qui. Spero di esservi stata utile con questa mia recensione a ragione, perché ormai sono un paio d'anni che li testo, riguardo alla collezione Kiko Green Me, che ci è stata riproposta proprio tipo manco un mese fa, e ho avuto un po' di ritardo nel parlarvene, ma sono contenta di averlo fatto, soprattutto se posso esservi stata utile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi rimescoli, rimpasti, di queste riesumazioni di Kiko. Che cosa ne pensate della collezione, se avete preso qualcosa e vi è piaciuto e cosa. E per il momento io vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi dato un po' del vostro tempo e della vostra attenzione. Vi si ama a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video. Miau miau.